Buonasera amici di Sfida in TV. A proposito di musica, cara Giovanna, abbiamo il primo ospite di questa sera. Sì, il primo ospite si chiama Amplifier in inglese. Amplifier, esatto, hai detto giusto. Benissimo. Prego. Prego, Amplifier. Eccoli. Buonasera. Qua, benvenuti in Sfida in TV. Grazie. È un duo quindi? Sì. Non lo sapevo. Sì, è un duo. Infatti io ho visto il loro video. Molto interessante, un brano interessante che non voglio anticipare. Dopo faremo due chiacchiere. Adesso il titolo della canzone? Il titolo della canzone è Valis. Valis, va benissimo. Vi lasciamo il palco e ci sentiamo più tardi. Va grazie. Bene? Prego. Il palco è tutto vostro, prego. Thank you.
bellissimo brano, Amplifier. Come mai questo nome, Amplifier? Allora. Chi l'ha scelto? Ma l'ho scelto io, in verità. E il nome, vabbè, è un gioco di parole fra amplificatore, sì, da chitarra. Io sono un chitarrista, come si vede, e amo molto la carica e la forza degli strumenti elettrici. E quindi il fuoco che comunque la musica ci dà e ci carica giorno per giorno. Pensa che io sono un musicista, suono la batteria da tanti anni, ho avuto molte visualizzazioni, mi piacerebbe a me suonare la chitarra, non ci sono mai riuscito, niente da fare. Però ti ho visto che armeggiavi dietro le insomma, quinte. Ognuno ha il suo strumento, quindi. Allora, gli amplifier, volevo sapere, siccome viviamo in un momento un po' critico con questo Covid, questa situazione molto antipatica, riuscite a fare qualcosa di nuovo? State creando? Avete dei progetti? Allora, siamo riusciti in quest'anno abbastanza pazzesco, sì, a fare il nostro disco, che in realtà avevamo già iniziato a registrare l'anno scorso, nel 2019. Quindi sì, le sessioni, fortunatamente, di registrazione le abbiamo fatte tutte prima, proprio prima di febbraio. Mm. E poi da casa ci siamo spediti, cioè ognuno da casa sua ci sono spediti file con lo studio di registrazione e tutto il resto, e siamo riusciti a portarlo a fine, ed è uscito però adesso, qualche giorno fa praticamente, doveva uscire tipo a metà estate. E allora, speriamo che Sfida in TV vi porti fortuna.